inutile negarlo, l'Inter attraversa un momento decisivo e molto complicato della propria stagione. Sono tanti i punti persi nelle ultime gare e oggi, per la prima volta, la squadra di Inzaghi non è più padrona del proprio destino. Bisognerà sperare nei passi falsi degli avversari, oltre a mettere in campo una reazione importante per non lasciare altri punti per strada. Missione chiara per Inzaghi, che proprio in questo senso sta lavorando quotidianamente sull'umore della rosa dell'Inter. E di oggi la notizia di una vera e propria strigliata che il tecnico avrebbe dato alla squadra, prima di riunirla intorno ad una bracciolata. Comunque, a seconda di come finirà la stagione, vittoria o meno dello scudetto, potrebbero cambiare delle cose molto importanti sul mercato. Nello specifico, la Gazzetta dello Sport parla di un addio che, con determinate condizioni, potrebbe diventare molto più probabile. Poche settimane fa l'Inter sembrava lanciata senza rivali verso la conquista della seconda stella. Poi, il calo drastico delle prestazioni della squadra di Inzaghi. Nulla di irrimediabile, ma da oggi ai nerazzurri non sono più concessi errori. Il titolo è ancora raggiungibile, ma servirà un cambio di passo. Attenzione, però, perché una marcia diversa potrebbe rendersi fondamentale anche per un altro decisivo dettaglio sul mercato. I calciatori sono artefici del proprio destino. Questo è il concetto di fondo espresso chiaramente dalla Gazzetta dello Sport. Nulla è inciso nella pietra all'Inter, come la scorsa estate ha dimostrato, a seconda delle condizioni chiunque può essere ceduto. In questo senso, allora, il quotidiano punta i riflettori in particolar modo su Lautaro Martinez. Inevitabilmente uno dei pezzi pregiati della rosa, ma anche tra i protagonisti di un crollo netto, prima del recente risveglio. Ma quale sarebbe la risposta dell'Inter di fronte a possibili offerte? Se l'argentino trascina la squadra allo scudetto da leader si può ipotizzare un no categorico, ma se l'annata si chiude sottotono si può monetizzare per finanziare il mercato. Dipenderà quindi, tutto da Lautaro, in caso di flop e a fronte di offerte irrinunciabili, Marotta potrebbe optare per un cambio dei protagonisti in rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, le possibilità di una cessione non sarebbero poi così basse. Detto questo comunque, ci sono altre notizie di mercato arrivate in queste ore. Aouar verso l'addio al Lione, ipotesi Inter per il centrocampista, il futuro di Hussein Aouar si sta delineando. Il centrocampista francese classe 98 andrà in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe decidere di lasciare il Lione già in estate. Non è una coincidenza che il calciatore abbia deciso di cambiare procuratore e affidarsi all'agenzia ICM Stellar, alimentando così le voci circa una sua partenza a luglio. Inoltre, il presunto infortunio alla coscia patito a fine gennaio mascherebbe la decisione del club transalpino di non considerare più Aouar tra le colonne portanti della squadra. Ma quali sono le squadre che stanno seguendo concretamente l'ex obiettivo della Juventus? Come riportato da calciomercato.com, l'Arsenal tornerà alla carica proprio come fatto qualche mese fa, senza successo. Attenzione, però, all'inserimento dell'Inter, la società nerazzurra è alla ricerca di un vice Brozovic e sta pensando all'acquisto di Aouar che aumenterebbe la qualità della rosa di Simone Inzaghi garantendo anche un maggior ricambio nelle scelte. I primi contatti sono già stati registrati, ma è ancora presto per capire se l'Inter riuscirà a imbastire una trattativa col Lione.